Ciao a tutti, rieccoci qui come sempre ogni giorno alle ore 13:30 per parlare insieme di Fantacalcio. E come avrete intuito dalla copertina del video di oggi, andremo a parlare dell'Atalanta di Gasperini. Un po' come per la Lazio, qui abbiamo la fortuna di avere un mister che è già da tanti anni sulla stessa panchina e quindi questo ci permetterà, come abbiamo fatto con la Lazio, non solo di analizzare un po' lo storico della squadra Atalanta in termini di gol fatti, di gol subiti, i ruoli su cui puntare maggiormente al Fantacalcio, ma ci permetterà anche di, così, fare un focus su quei 5, 6, 7 giocatori chiave in ottica Fantacalcio per quanto riguarda l'Atalanta. Detto questo, se non l'avete ancora già fatto, mi raccomando, fate clic qui sotto su iscriviti, è gratis. Non serve avere un canale YouTube, lo sapete, non serve essere iscritti a YouTube, se lo siete, tanto meglio, ma comunque l'importante è che abbiate un account Google, fate clic qui sotto su iscriviti e mi avrete fatto un grandissimo favore. Vi ricordo che ogni giorno, appunto, alle 13:30 esce sempre un video dedicato al Fantacalcio, alla preparazione dell'asta del Fantacalcio, strategie, analisi delle squadre e tanto altro. Ci sono le live, spesso al pomeriggio, intorno alle 18, 18:30, qualche volta anche dopo cena, quindi mi raccomando. Se avete domande, fatele pure nei commenti al video. Se volete invece scrivermi in privato, mi trovate su Instagram, The Real Profeta, oppure mi trovate su Facebook, pagina Il Profeta, quindi vi aspetto lì. Detto questo, andiamo un po' a parlare dell'Atalanta di Gasperini. Come gioca l'Atalanta lo sappiamo tutti. 3-4-2-1, un modulo che in questi anni è andato sempre a migliorare. L'Atalanta in generale è una squadra che negli ultimi 4 anni, se pensiamo che ha fatto una volta quarta, una volta e due volte terza, è sicuramente stata la grandissima sorpresa di questi ultimi 3-4 anni di Serie A. Andiamo un po' a vedere in termini di gol fatti e di gol subiti l'evoluzione che ha avuto l'Atalanta di Gasperini. Allora, anno 2016-2017, l'Atalanta fa 62 gol e ne subisce 41. L'Atalanta arriva quarta. L'anno dopo, anno 17-18, l'Atalanta fa 5 gol in meno, 57, ma ne subisce anche 2 in meno, 39. Quell'anno lì è l'anno, tra virgolette, peggiore dell'Atalanta, arriva settima. 2 anni fa, stagione 2018-2019, l'Atalanta fa 77 gol, quindi 20 gol in più dell'anno scorso, cioè dell'anno precedente, scusate, e ne subisce però 7 in più, 46. L'ultimo anno è l'anno dei record, stagione 2019-2020 con la Champion ed è anche andata oltre il girone, come sappiamo, quindi c'erano molti dubbi legati all'Atalanta, chissà come va col doppio impegno, la Champion non è l'Europa League, insomma, vedremo. L'Atalanta ha risposto con 48 gol subiti, quindi alla fine solamente 2 in più dell'anno precedente, ma 98 gol fatti, miglior attacco di tutta la Serie A. Allora, per quanto riguarda i gol subiti, emerge intanto una cosa, che è vero che negli anni è andata leggermente a peggiorare il dato della difesa. 41 gol, 39, 46 e 48, ma per il tipo di gioco che fa Gasperini, per il tipo di gioco che fa l'Atalanta, quindi tanti giocatori che partecipano alla manovra d'attacco, tanti ruoli coinvolti appunto anche e che poi compaiono sul tabellino dei marcatori, devo dire che subire sempre meno di 50 gol è davvero un dato importante ed è per questo che Gollini e il suo secondo, chiunque arriverà dal calciomercato, vedremo se sarà ancora Berisha o se arriverà qualcun altro, per me vanno di diritto nella seconda fascia, cioè dietro ai top, per me l'Atalanta va assolutamente presa in considerazione. E poi ci sono questi 98 gol fatti. I gol fatti, prime 2 stagioni, 62-57, poi una forte impennata, 77, che erano già tanti, 98 è veramente un dato record. Va detto che ovviamente non ci sta scritto da nessuna parte che l'Atalanta farà nuovamente quasi 100 gol. Però, anche ragionando in maniera pessimistica, quindi facciamo che l'Atalanta non fa 98 gol quest'anno, difficilmente per me andrà sotto gli 80 gol fatti, proprio per il tipo di gioco che fa Gasperini. E quindi cerchiamo un po' di andare a vedere come sono stati negli anni suddivisi questi gol. Io mi sono un po' scritto così quei 6-7 giocatori chiave, secondo me, che tutti noi conosciamo bene all'Atalanta, cercando di capire quali siano le posizioni su cui puntare maggiormente anche in ottica della stagione che sta per iniziare. Allora, per quanto riguarda i giocatori che ho scritto, ovviamente ho scritto gli esterni, quindi Gosens, Atebor e Castagne, che è andato all'estero, lo sappiamo bene, però a me non interessa il nome, mi interessa il ruolo, come sappiamo in questa fase ci interessa capire il tipo di gioco, questo tipo di 3-4-2-1 come funziona. Papu Gomez, Zapata, Muriel, Pasalic e Malinowski e ovviamente Ilicic.
Allora, iniziamo col dire che Gomez, la prima stagione 2016-2017, ha fatto 16 gol, ma era un Gomez diverso, a parte che aveva 4 anni in meno e poi giocava molto più vicino alla porta. Gli anni dopo, che sono quelli su cui dobbiamo basarci per me per giudicare Papu Gomez, 6 gol, 7 gol, 7 gol, conditi però da tantissime giocate, ottimi voti, tantissimi assist. Iličić, il primo anno non c'era ancora, arriva nel 17-18 e poi fa 11, 12, 15 gol. Iličić però ad oggi sappiamo che è una situazione particolare, non sappiamo se tornerà non sappiamo quando e come tornerà, quindi su Iličić al momento più di che considerarlo una bella scommessa, una bella speranza, sembra strano dirlo, ma sarebbe sbagliato farlo. Quindi Iličić lasciamolo un attimo da parte. Andiamo a vedere la punta. Zapata, ultime due stagioni, 23 gol 2 anni fa, 18 gol l'anno scorso, ma attenzione, l'anno scorso è vero che ha fatto 5 gol in meno Zapata, ma ha anche fatto 9 presenze in meno. Se vi ricordate, a un certo punto della stagione è stato fuori un mesetto, e in quel mesetto lì è stato sostituito degnamente da un Muriel che comunque anche da subentrante ha fatto molto bene quest'anno. Pensate che Muriel 18 gol anche lui come Zapata, quindi tra Zapata e Muriel 36 gol. Per questo motivo io ovviamente anche quest'anno vi consiglio di fare la coppia. Purtroppo, se l'anno scorso pagavate tanto Zapata e poco Muriel, quest'anno rischiate di pagare entrambi tanto. E tra l'altro, quest'anno rischiate che se voi prendete Zapata ci sarà sicuramente qualcuno che magari è interessato solo a Muriel, proprio perché pensa di pagarlo meno di Zapata, giustamente, perché in teoria Muriel parte da panchinaro, ma un panchinaro che fa 18 gol, ragazzi, è tanta roba. Quindi non è detto che riusciate quest'anno a fare la coppia. Poi andiamo un po' a vedere gli esterni. Gosens, la prima stagione non c'era, poi ha fatto un gol, poi ha fatto 3 gol e l'anno scorso è esploso, 9 gol. Atebor invece, prima stagione 0 gol, seconda stagione 0 gol, terza stagione 5 gol, ultima stagione 0 gol, dichiarazioni pessime definite così da Gasperini. Tutto sembrerebbe così indicarci che Atebor andrà via, però ad oggi è andato via solo Castagne. Vedremo cosa succede. Castagne, che è andato via, ma almeno abbiamo anche un'idea di come sono andati gli esterni quest'anno. Primo gol, prima stagione non c'era, seconda stagione 0 gol, terza stagione 4 gol, ultima stagione 1 gol. Quindi, comunque, gli esterni, diciamo che c'è stato il dato di Gosens che ha fatto esplodere, la statistica, ma solitamente fanno 4-5 gol, che non sono pochi, soprattutto se li stati difensori. Però vediamo un attimo, ad oggi l'unica certezza se dovesse restare è Gosens, secondo me, nell'Atalanta. Perché Karsdorp, che sono andati a prendere, sì, è una bella scommessa, ma se vi è andato un po' a vedere il suo storico, non è uno che fa tantissimi gol, quindi attenzione prima di spenderci troppo. Poi andiamo a vedere un po' gli altri centrocampisti. Freuler e De Roon sono due giocatori che hanno sempre fatto qualche gol, ma ultimamente, proprio perché l'Atalanta ha fatto questo gioco così offensivo, Gasperini ha chiesto loro più che altro di stare lì davanti alla difesa. Quindi, ad esempio, anche se vi andate a vedere Freuler, che è sempre stato un giocatore che i suoi 4-5 gol ha sempre fatti, l'ultima stagione, se non sbaglio, non ne ha fatti tantissimi, ne ha fatti comunque molto meno. Idem De Roon. Discorso diverso invece, Pasalic e Malinowski. Pasalic 2 anni fa fa 5 gol, l'anno scorso ne fa 9, spesso entrando da subentrante, addirittura una tripletta per lui. Malinowski, prima stagione, l'anno scorso fa 8 reti. Con Iličić fuori, è vero che è arrivato Miranchuk, che però ad oggi parte un po' dietro questi due. Malinowski si candida come vice Iličić, diciamo, in quella frazione lì di campo. Pasalic può giocare lì, ma può giocare anche al posto di uno tra Freuler e De Roon. E poi c'è Miranchuk, che guardandolo così sembrerebbe l'ideale per sostituire Iličić. Gol nelle gambe, anche lui ne ha diversi. L'anno scorso è andato in doppia cifra, è vero, batteva anche i rigori, ma comunque è un ottimo prospetto. Tra l'altro, un classe 1994, se non erro, 94-95, comunque è giovane. Pasalic, anche lui, siamo lì. Malinowski, cioè sono tutti giocatori che comunque hanno tanti anni ancora davanti. Papu Gomez è titolare inamovibile, qualche partita la salterà per forza, perché comunque Gasperini lo dovrà fare rifiatare anche in ottica della Champions, che anche quest'anno l'Atalanta andrà a fare. L'Atalanta quest'anno farà la Champions forte dell'esperienza dell'anno scorso, della beffa rimediata contro il Paris Saint-Germain, quindi io non ho tanti dubbi sulla tenuta fisica della squadra. Gli unici dubbi, per quanto mi riguarda, sono legati agli esterni, perché a livello difensivo
Gollini e i tre dietro, che siano Toloi, Palomino, Caldara, Jim City, dicono che arriverà Romero. Insomma, a prescindere da chi gioca, l'Atalanta ha un certo tipo di gioco che i difensori comunque il loro lo fanno sempre, e ce lo dimostra il fatto che non hanno mai subito più di 50 gol in questi 4 anni. Tra l'altro, nei Gollini è un portiere che piace molto, quindi l'Atalanta mi convince dietro. L'Atalanta mi convince in mezzo e mi convince anche davanti, anche senza Ilicic. È ovvio che di Ilicic ce n'è uno solo, ma per me i vari Pasalic, Malinowski e Miranchuk, alternandosi anche con Gomez, possono sostituirlo egregiamente. Bisogna vedere gli esterni, perché ragazzi, Gosens l'anno scorso ha fatto la stagione della vita. Da qui a dire che la rifarà, bisogna vedere. Castagne è andato via, Karsdorp per me non è all'altezza di, come dire, perlomeno è al massimo, può fare quanto ha fatto Castagne, di più per me non può fare. Atebor, se resta, l'anno scorso non mi ha convinto, e se non resta bisogna vedere chi compra l'Atalanta. Quindi per me molto del campionato dell'Atalanta dipenderà da cosa fanno sugli esterni, perché comunque sono due ruoli nella formazione di Gasperini fondamentali in ottica fantacalcio e in ottica anche proprio dell'Atalanta, del suo campionato. Ad oggi io l'Atalanta la metto comunque come terza forza del campionato, perché una squadra che su quattro campionati arriva una volta quarta e due volte terza, è giusto metterla come terza forza. È vero che il Milan si sta rinforzando, è vero che il Napoli si sta muovendo sul mercato, ma è anche vero che ad oggi io, se devo dire chi arriva terza, dico Atalanta. Vediamo però cosa succede sugli esterni. Se l'Atalanta non riesce a sostituire degnamente Castagne e a così proporre una valida alternativa anche rispetto ad Atebor, per me potrebbe fare un po' meno bene l'Atalanta. Bisognerà vedere se Muriel ovviamente riuscirà a ritagliarsi lo spazio importante che si è ritagliato l'anno scorso. 18 gol sono veramente tanti per uno che spesso entrava dalla panchina. Io magari mi aspetto una decina di gol in meno dall'Atalanta, 10-15 gol in meno, ma molto, ripeto, dipende da quello che succede sugli esterni. Io direi che per quanto riguarda l'Atalanta non c'è altro da aggiungere. Miranchuk sicuramente è un'ottima scommessa da fare, soprattutto se preso in coppia con uno tra Pasalic o, a maggior ragione, Malinowski. Ilicic, vediamo, io spero che il ragazzo tornerà, però la sua situazione è veramente misteriosa, perché comunque si sa che soffre di questa depressione, che per un mese non ha voluto scendere dal letto per paura di morire, quindi è veramente una situazione delicata ed è imprevedibile, onestamente. E quindi che altro aggiungere? Io vi ringrazio se avete visto il video, se vi va mettete like, se vi va condividetelo sulla vostra pagina Facebook. Mi raccomando, soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto. Vi ricordo ogni giorno, ore 13:30, un video dedicato al fantacalcio. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appunto appuntamento a domani. Grazie a tutti, ciao e alla prossima!